pratica non è una passeggiata, questo bisogna dirlo, bisogna saperlo. La scrittura autobiografica è un processo quanto mai irto di difficoltà. E quali sono queste difficoltà? È ovvio, sono evocate da quanto ricordavo prima a proposito dell'amore, della sofferenza, del dolore. Non hai sempre voglia di risfogliare le pagine peggiori della tua vita. Non hai sempre il desiderio, quindi, di avvalerti della scrittura per bonificare e sanare questa sofferenza e questo dolore. E allora tantissime sono le scritture autobiografiche che iniziano e poi si fermano e poi qualche volta ricominciamo a scrivere, oppure ci limitiamo a scrivere qualche pagina di diario, qualche memoriale breve, qualche ricordo di viaggio, qualche emozione rispetto alla natura, ma tutto ciò è frammento, perché una scrittura autobiografica, oltre all'onere della veridicità storica del nostro essere vissuti, del nostro aver amato, del nostro essere stati sconfitti, del nostro esserci ripresi, oltre a questa veridicità, ciò che conta in un'autobiografia è la visione che nel libro chiamavo progettuale, che oggi preferirei definire strategica, perché una scrittura autobiografica inizia a prendere corpo, a prendere vita, anche strada facendo, senza un progetto precostituito, che poi spesso magari si impratica subito, ma una visione strategica che cerca di riosservare retrospettivamente, passo dopo passo, quella che è stata la tua vita intera. E quindi puoi iniziare a scrivere, e si dovrebbe iniziare, è questo che insegniamo ad Anghiari, a scrivere soprattutto seguendo una linea di grande sicurezza, che è la linea cronologica. Una scrittura autobiografica è un racconto che segue il percorso del nostro vivere, del nostro aver vissuto dall'infanzia al momento in cui noi stiamo scrivendo. E possiamo avere 20 anni come possiamo averne 90 in quel momento. Ma l'onere cronologico o genealogico, se preferisce, non può essere eliminato dalla narrazione autobiografica. Sappiamo tutti ormai che ci sono anche altri generi di scrittura autobiografica. Possiamo partire dal presente, tornare all'infanzia, dimenticare anche alcune fasi della vita, ma io credo che quest'onere che fondò il genere autobiografico con Jean-Jacques Rousseau nella metà del Settecento, con le sue Confessioni, quest'onere sia anche una linea da mantenere coerentemente per rassicurarci nei momenti di difficoltà. Noi siamo nati, siamo cresciuti, abbiamo attraversato gli anni, dei passaggi fondamentali, non possiamo nel genere autobiografico saltare dei momenti, anche per convenienza, aggirando per esempio delle zone oscure, delle zone buie della nostra esistenza. E quindi direi la missione sia filosofica, sia morale anche, voglio sottolineare questo aspetto, della scrittura autobiografica è la ricerca dell'autenticità e della sincerità con se stessi almeno. In questi percorsi, in questi tragitti, ti rendi conto che la tua vita ricomincia a pulsare con una seconda vita. Ecco, allora voglio aprire anche per un omaggio nei suoi confronti qualche pagina di una straordinaria ultima intervista che venne rivolta ad Antonio Tabucchi poco prima della morte. Leggo da questo libro bellissimo di un giornalista, Marco Alloni, Antonio Tabucchi, Saudade di libertà. E Tabucchi si chiede che cosa
abbia voluto dire per lui, scrivere per tutta la vita. E si risponde così, con delle domande. Si scrive perché si ha paura della morte? È possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere? Un bel quesito. Si scrive perché abbiamo paura di morire e allora vogliamo lasciare a chi resterà dopo di noi qualche messaggio, una testimonianza della nostra vita, della nostra esistenza? Scriviamo perché così ci dimentichiamo della morte? Perché la scrittura è un'attività, come dicevamo prima, entrambi, che ci arreca sollievo, che ci cura, che ci fa sentire ancora vivi nell'atto stesso della scrittura, che ci fa percepire ancora un entusiasmo nell'esistenza, anche se ne abbiamo avuta una non particolarmente felice. Si scrive perché si ha paura della morte e risponde: è possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere. E allora scriviamo perché vogliamo rescindere i legami col mondo esterno, con la società. Non dimentichiamo mai che la scrittura è anche una malattia. La grafomania è una malattia che fa molto male. Fa molto male perché ti riduce a uno stato di non di solitudine che ti offre benessere, ma è una malattia perché in questo caso la scrittura diventa soltanto la tua unica risorsa. E allora diventi misantropa, ti crei attorno come un guscio protettivo di carattere autistico. La grafomania è un'attività compulsiva, continui a scrivere il tuo diario perdutamente senza costruire una strategia, una trama, una trama. La possibilità quindi di emergere dal buio che ti stai costruendo. Non sempre la scrittura ci salva, a volte la scrittura ci ammala, la scrittura ci guarisce, lenisce, dicevamo, ma troppa scrittura, soprattutto se non accompagnata, per esempio, da una consulenza clinica, da una consulenza anche autobiografica, può diventare un grave danno. E allora, giustamente, Tabucchi dice: o non si scrive piuttosto perché si ha paura di vivere. E aggiunge, anche questo è possibile, si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia, o certamente. E come si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Come fai, appunto, a scrivere un'autobiografia cancellando dalla tua storia l'infanzia? Talvolta abbiamo buoni motivi per cancellare l'infanzia dalla nostra storia se abbiamo avuto un'infanzia terribile, un'infanzia violata, un'infanzia difficile. Vorresti dimenticare, ma nelle centinaia e centinaia di autobiografie che ho letto, sfogliato, ho commentato, restituito ai loro autori nel lavoro sia in Università a Milano sia alla Libera Università di Anghiari, devo dire che anche le infanzie più difficili sono riuscite a riemergere attraverso la penna, attraverso quindi una caparbia volontà di reinventarsi talvolta un'infanzia in età adulta, di riscattare quell'infanzia che era stata rubata, che era stata sottratta. Ecco quindi che ha ragione ancora Tabucchi quando ci dice che la nostalgia dell'infanzia è inevitabile, e allora scriviamo per salvare anche soltanto pochi momenti di riconoscenza nei confronti dei primi momenti aurorali, degli albori della nostra vita. E prosegue: si scrive per rimpianto? Certo, si scrive anche per rimpianto. Rimpianto per le cose che non abbiamo fatto, rimpianto per giunti ai vivi dell'esistenza, per la strada sbagliata che abbiamo scelto. E ancora una volta vi renderete conto che una scrittura autobiografica è un viaggio impervio quando ti trovi dinanzi a questi dubbi. Sono andato a destra, ma se fossi andato a sinistra, quale sarebbe stata la mia vita? Quale sarebbe stato il mio destino? Non dimentichiamo che un'autobiografia ricca, completa, densa,
È un'autobiografia che svela il nostro destino. Il destino quindi non affidato al gioco delle stelle, ma il destino è ciò che abbiamo alle spalle. E tutto ciò che noi abbiamo alle spalle scrivendo l'autobiografia, ecco che volenti o nolenti ci dice, ci racconta qual è stato il nostro disegno, ma ci dice anche nei limiti delle possibilità che questo disegno talvolta può essere mutato, può essere ancora in tempo cambiato. E allora la scrittura autobiografica non è solo forma di elemento, diventa una modalità per riavviare una propria energia esistenziale e vitale, per non soltanto rimpiangere, per non soltanto vivere di rimorsi, ma per proseguire quindi nel proprio cammino.